Okay, Franco, you can go ahead. Yes, but I, I have to. I have to. Of course, I have to um, start my presentation and, yeah, and and share it and share it. Okay. Um. okay so i think we can uh, allow the attendees in now and start the the visit can you see can I see it yes so let's wait Ok, I che people gente in ready. So, welcome. Allora, andiamo in all italiano. Sì. Eh, benvenuti eh, a questa visita dell'esperimento CMS al CERN. Come sapete, eh, Franco Ligabue adesso, vi, eh, il nostro collega Franco Ligabue, vi farà una breve introduzione all'esperimento prima di iniziare la visita vera e propria con la, la discesa agli inferi dove si trova l'esperimento. Ok, Franco, vai, vai pure. Ciao a tutti, mi sentite? L'audio è a posto? Sì, mettere, va bene. bene. D'accordo, allora la mia è una breve introduzione all'esperimento CMS l'HC all all'HC che, che vedrete meglio dopo. Allora, intanto, che cos'è cos l'HC? L'HC è un collisore di protoni. Cosa vuol dire? Una, un, un anello, eh, in realtà un, un tubo. Uh, lungo 27 km, che sta su, è sotterraneo, sta tra uh, la Svizzera e la, um, e la Francia, e questo, questo anello è enorme, ehm, in questo anello circolano protoni eh, in entrambi i sensi di marcia e che vengono tenuti in orbita. Grazie a, a campi magnetici molto intensi, 8 Tesla per chi conosce l'unità di misura del campo magnetico. E questi magneti, che sono disposti lungo tutto eh, l'anello, sono ehm, superconduttori e devono essere tenuti a temperature bassissime per funzionare. Superconduttori vuol dire che hanno una resistenza elettrica molto molto bassa, perché altrimenti ci sarebbero grossi problemi. Uh, il tunnel è uh, sotterraneo, la, come dicevo prima, il, la profondità media è di 100, credo che sia la media, insomma è di 100 metri, diciamo, quella massima è di 150 metri, e lungo questo, questo tunnel sono disposti um, degli um, apparati di rivelazione, che sono quattro, quelli principali, che um, sono collocati nei punti di eh, interazione, cioè nei punti in cui i tubi in cui circolano in senso contrario i protoni vengono fatti intersecare in modo che eh, i, i protoni che arrivano nei due sensi possano scontrarsi. Dove ci sono questi eh, grossi apparati? In questi grossi apparati sono gestiti, diciamo, sono mantenuti, costruiti, progettati e gestiti e analizzati da eh, grandi collaborazioni internazionali e la, eh, il loro scopo è quello di studiare che cosa accade quando collidono i protoni. Uh, un po' di numeri in questo, giusto per, per impressionare, in questo, in, questo, in questo schemino. Intanto in questo schemino vedete che ehm, i protoni in realtà... Mh, Partono, vengono generati in una, un, certo, un certo posto al CERN e poi vengono accelerati con una serie successiva di acceleratori e vengono immessi in eh, anelli di diametro sempre più grande che sono in realtà gli acceleratori delle generazioni precedenti che erano stati usati nei decenni. Uh, scorsi per uh, esperimenti per esperimenti precedenti non vengono non sono stati dismessi sono, sono in realtà usati per co usati come diciamo rampe di lancio per mandare i, uh, i protoni via via che la loro energia aumenta negli anelli sempre più sempre più grandi fino a quando arrivano vedete qua nei, in questi cartellini blu c'è scritto qual è la velocità che raggiungono nei vari, nei vari stadi della loro, della loro strada prima di arrivare nell'LHC e eh, già da subito cominciano ad avere una velocità molto grande perché è un terzo della velocità della luce già nel primo tratto, poi diventa quasi il 90% della velocità della luce e quando siamo nell'LHC hanno una velocità che è praticamente la velocità della luce. In realtà a quel punto lì quello che importa misurare non è tanto la velocità dei protoni che arriva praticamente, arriva molto presto a diventare quella della, de, della luce, ma è la loro energia, d'accordo? L'energia di un singolo protone, quando è all'LHC, è la stessa che acquisterebbe se venisse fatto accelerare da 500 milioni di pile da un volt e mezzo, messe una dopo l'altra. Questo è giusto una, uno di questi numeri che servono per, per, scusate, per, per impressionare le persone, la, quella, la, la uh, velocità appunto è molto vicina a quella della luce, vedete, la, sono 0,99999. il numero di 9 contatelo voi. Quello che succede è che, l'altra cosa da dire è che, no, che non c'è, cioè, non sono pochi i protoni che girano nel, nell'anello, sono, sono organizzati in pacchetti, non sono distribuiti uniformemente, sono organizzati in pacchetti, ogni pacchetto contiene circa Uh, 10 alla 11, cioè 100 miliardi di protoni, e, e di questi pacchetti di da 100 miliardi di protoni ce ne sono uh, 2800 lungo l'anello per ogni fascio di protoni che gira nell'anello. Ce ne sono due che girano due serie da 2800 pacchetti da ciascuno 100 miliardi di protoni e girano in senso contrario. In ognuno di questi fasci, l'energia totale di tutti questi protoni corrisponde a quella di un treno ad alta velocità. Questo è uno schemino che vi dice, naturalmente in maniera non esauriente, ricorda per chi già l'ha visto e altrimenti è così una, una, una breve rassegna su quello che si sa adesso della, di come è, com è fatta la materia. Il cosiddetto modello standard delle particelle elementari cioè ci dice quello che sappiamo adesso di come è fatta la materia, eh, diciamo che conosciamo. E ehm, allora è divisa in: eh, queste sono le particelle elementari, sono quelle che costituiscono tutta la materia che conosciamo, e è divisa in, fami in famiglie, diciamo, in particelle di materia che sono quelle. Eh, che qua sono rappresentate in eh, lilla e in verde chiaro, che sono divise a loro volta in tre famiglie o generazioni, che sono le tre colonne eh, verticali, quella più a sinistra eh, è formata dai quark up e down, che sono quelli che costituiscono i nuclei degli atomi, protoni e neutroni, e Dall'elettrone, invece, queste le particelle che sono qua disegnate in verde, sono, sono chiamate eh, leptoni, quelle della prima famiglia, cioè quella della, della, che costituisce la materia di cui siamo fatti noi. In realtà sono l'elettrone e il neutrino. In realtà, appunto, la prima famiglia, cioè quella più alla colonna più a sinistra, è la materia, diciamo di cui siamo fatti noi, d'accordo? Quindi sono gli atomi che conosciamo. Sono fatti, il loro nucleo è fatto di quark up e down, e dentro ci sono anche gli elettroni. E i neutrini sono quelli che non, non stanno direttamente negli atomi, ma escono, per esempio, sono emessi nel, nei, nei decadimenti radioattivi e sono emessi dai processi, per esempio, nelle stelle, eccetera. Le altre famiglie che ci sono successive, la seconda e la terza che vedete, sono praticamente delle repliche della, della prima famiglia. Quindi ci sono altri quark e sono altri leptoni, sono dei cugini pesanti, si vengono chiamati talvolta, del, del, delle particelle della prima famiglia, quindi c'è una replica più pesante sia dei quark sia dell'elettrone e questa cosa succede due volte, cioè ci sono altre due famiglie di, sempre più pesanti, man mano che si va verso destra, di particelle elementari, sia di quark sia di leptoni. Uh, queste però sono particelle instabili, quindi sono più pesanti, ma non esistono diciamo allo stato brado, bisogna fabbricarle e decadono, poi si frammentano, durano molto poco e, e, e eh, ritornano a fare invece particelle della prima famiglia, quelle più, quelle più leggere. Le mh, particelle invece disegnate in arancione in questo schemino sono le particelle associate alle forze, che sono le, le, i modi che hanno queste, queste particelle elementari di interagire tra loro. La, le forze fondamentali che sono la forza elettromagnetica, la forza forte, che è quella eh, che tiene insieme i nuclei atomici, e la forza debole. La forza è debole che è quella responsabile dei processi radioattivi e dei processi nucleari nelle stelle. E qua, diciamo, non, non è, in, queste, in queste particelle non è compresa, in queste particelle che sono responsabili delle forze, sono associate diciamo alle forze, non è compresa la forza di gravità. Diciamo. Questo, questo modello standard non comprende la gravità. Che, è molto, che comunque per le particelle elementari è una cosa molto piccola. Ehm, finisce questa rassegna delle particelle elementari con il bosone di Higgs, che è quello rappresentato in giallo qua, che è, eh, è l'ultima diciamo, aggiunta alle, a, queste, a queste particelle. È stata scoperta, come sapete, nel, come forse appunto, molti di voi sapranno, mh, è stata scoperta nel 2012 appunto al CERN, appunto da, da LHC ed era il pezzo mancante d'accordo E serviva diciamo nella teoria per far tornare le cose in particolare per far sì che le particelle arancioni, eh, in particolare quelle due più pesanti, le due più le due più sotto WZ, avessero una massa, d'accordo? Non tornava nella teoria, insomma adesso non dobbiamo parlare di questo. Eh, perché eh, bisogna far collidere protoni ad alta energia? Perché tutto ciò? Eh, perché c'è bisogno di fare questi anelloni eccetera eccetera perché è l'unico modo diciamo è il modo che conosciamo meglio per studiare cosa succede a queste, a queste particelle mm, e si sfrutta il fatto che grazie a quello che ha scoperto Einstein la massa in realtà è una forma di energia e che quindi la massa si può fare diciamo quindi particelle pesanti che sono più pesanti eh, di quelle che abbiamo a disposizione normalmente, non le abbiamo a disposizione, ma le possiamo fare e le possiamo fare con, grazie alla collisione di particelle di più leggere, ma più pesanti, ma, scusate, ma energetiche. D'accordo, le, le spariamo a grandissima energia una contro l'altra, questa energia si converte in massa, e quindi, eh, la, la, la metafora che faccio io, l'analogia che faccio io, dico è, è come prendere due automobili scontrarle a grandissima velocità e quello che succede è che invece di nello scontro di farsi frammenti di automobile si, eh, escono due eh, navi da crociera d'accordo dal, dalla collisione se la collisione di due automobili è abbastanza, è abbastanza energetica questo naturalmente nella eh, fisica macroscopica non succede con le particelle può succedere grazie alla relatività ehm, quindi è per questo, perché vogliamo studiare queste particelle che non abbiamo, le dobbiamo fare e le possiamo fare così, facendone scontrare il più leggero a grande energia. E una delle cose che succedono, appunto, quello che succede in questa collisione è che appunto emergono tantissimi frammenti e questi frammenti sono altre particelle, tra cui altre particelle più pesanti che poi si frammentano subito in altre particelle più leggere e quello che vediamo sono queste eh, cose. Come quella eh, nel, nel disegnino sotto, che è un, che qua è ingrandito, ed è eh, per esempio una collisione tra protoni che è stata interpretata come eh, un, una possibile collisione in cui è stato prodotto un bosone di Higgs. Tra i vari frammenti usciti dalla collisione, un bosone di Higgs, il quale poi si è frammentato in due particelle z che erano in quella in quel schemino di prima, e ciascuna delle due particelle z si è a sua volta frammentata, una in un elettrone e antielettrone e un'altra in un muone che è l'elettrone pesante e un altro, un altro antimuone. E queste quattro particelle, i due elettroni e i due muoni di segno di carica opposta, sono le, le, queste due tracce verdi e le due tracce rosse in questa, in questa foto tra virgolette della collisione ottenuta grazie ai rivelatori. CMS è un uno di questi apparati che fa questo tipo di fotografia delle collisioni. Per fare questa fotografia di, di collisioni deve essere fatta, eh, deve essere intanto molto grande, perché queste, queste particelle energetiche devono essere contenute da un oggetto molto grande, eh, ed è fatto a strati concentrici tipo cipolla perché deve, essere, e deve insomma, avere un sacco di caratteristiche che poi verranno anche descritte ma insomma, la, 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 quello che deve fare è diciamo sempre deve essere come una macchina fotografica digitale gigantesca che, fa, che deve fare un, uh, una, con un numero enorme di pixel uh, milioni di pixel e che deve fare anche milioni di uh, foto al secondo d'accordo? e deve essere fatta deve fotografare, come abbiamo visto prima, tutte le particelle della collisione e riuscire il più possibile a riconoscerle anche, non solo fotografarle, ma a capire chi è chi. Prima c'erano quelle, quelle rosse e quelle verdi, sono particelle di tipo diverso e si deve capire che energia hanno e di che tipo sono. E allora, per fare questo c'è bisogno che ci siano vari strati diversi, perché gli strati diversi si comportano in maniera diversa a seconda del tipo di particella. In particolare le fermano quasi tutte, tranne alcuni tipi, e però a seconda del tipo di particella eh, succedono cose diverse. Per esempio, qua adesso ci sono, se io riesco, non si vede in realtà, ma insomma, eh, temo che non si veda quello che volevo far vedere, ma insomma ci sono vari tipi di particelle, per esempio un elettrone, quello che succede è che ehm, fa un certo tipo di, 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 lascia un certo tipo di traccia nel, prima, nel primo strato e poi si ferma nello strato giallo. Al, altre particelle di tipo diverso vanno avanti e fanno altre cose. Quindi se, i, i vari strati servono per misurare ma anche distinguere le particelle tra di loro. Adesso questa cosa spero che mi verrà. Descritta meglio, d'accordo? Sì, io credo che purtroppo non, mh, nelle slide non si vede quello che doveva vedersi, ma insomma è lo stesso. Ecco. Ah, sì, si vede perché è animato, ora si vede, scusate, sono io che non ho pazienza. D'accordo, que quella, quella particella che fa lascia una traccia a forma di S è un cosiddetto muone, cioè una, una particella che riesce a uscire da, dalla. Da, da, dalla da tutti gli strati e misurando per bene la forma della, della traiettoria che fa, si riesce anche a sapere che energia aveva. Però insomma io adesso smetto e lascio la parola a, ai miei colleghi che invece vi diranno un, un po' meglio. Spero di essere uscito okay, da... benissimo allora. grazie franco eh, adesso andiamo sul pratico quindi andiamo veramente a toccare con mano quello che è stato descritto nelle tue trasparenze e passiamo la linea alla contro 11 ms dove i nostri colleghi eh, inizieranno la, la visita, l'esperimento, la descrizione pronto ci siamo se mi sentite sì sì benissimo allora, io sono piero giorgio verdini sono un collega dei, no, dei signori qui di Pisa e mi trovo nella san, stanza di controllo dell'esperimento quindi a piano terra a livello superficiale. Questa è la nostra collega, la dottoressa Sonia Natale che ci cortesemente ci accompagnerà in questa visita virtuale con una telecamera. Lei scenderà effettivamente agli inferi e ci farà vedere il rivelatore che abbiamo costruito e operato negli ultimi eh, 14 anni. E in questo momento, a parte il Covid, l'acceleratore è fermo perché stiamo terminando una serie di mh, aggiornamenti sia all'acceleratore che ai rivelatori. Eh, il rivelatore, eh, il professor Ligavue l'ha confrontato con una cipolla con un porro. È vero che assomiglia una cipolla a un porro. Io lo confronto spesso anche con una nave da battaglia, un incrociatore costa molto di meno, ha fini molto più pacifici, però ha 4.000 uomini di equipaggio, pesa 14.000 tonnellate e può operare a lungo senza manutenzione, ma a un certo punto deve fermarsi e riparare le cose che si sono via via guastate. Considerate il fatto che nella caverna sotterranea dove si trova il rivelatore, quando ci sono i fasci è impossibile entrare e che tutto il materiale, compresi gli alimentatori, comprese le schede di lettura, compresi anche le valvole pneumatiche che si trovano in una caverna sperimentale, è soggetto a una dose non stra stravagante, soprattutto all'esterno, ma costante di radiazioni. Quindi eh, è il logorio della vita moderna con qualcosina in più. Senza cinarlo. Ecco, tra l'altro <ride> non abbiamo diritto a cinarlo perché non sta bene bere alcolici sul lavoro. Allora, io ti interrompo giusto un momento, dunque mi, mi presento, come già detto Piero Giorgio, sono Sonia Natale e scenderò per farvi vedere questa, questo rivelatore. Eh, innanzitutto vorrei, vorrei dire una cosa. Dunque. Piccola piccola cosa su di me, dunque io nasco come fisica delle particelle, lavorato su acceleratori, dopodiché, per il mio dottorato sono passata ad un settore a metà tra la fisica delle particelle e non la chiamo astrofisica, ma fisica dello spazio, cioè quella che si chiama le astroparticelle. E in un progetto che somiglia come nome a CMS, ma che si chiama AMS, e potete cercarlo sul web, e comunque mi rimane la passione per, per la fisica sui, sui collisori e, e quindi amo moltissimo visitare soprattutto CMS e, e, e niente, vi porterò in angoli, questo che volevo dire, la cosa speciale di oggi è che è vero che la visita è virtuale, ma non siate delusi di questa visita perché potremmo raggiungere degli angoli che se foste venuti di persona non avreste visto, perché chiaramente il percorso che si fa quando si arrivano le, i visitatori è un percorso stabilito, ci si ferma in una passerella, ve lo indicherò, mentre invece io avrò la possibilità di andare, come dico, in groppa CMS a vedere i piedi di CMS, quindi veramente negli inferi, e, e quindi dimostrarvi quegli angoli nascosti che normalmente invece non sono accessibili a, ai visitatori. Eh, io la paragono CMS, scusate, io sono invece ritorno al cibo. Ma più che la cipolla, visto che CMS è un esperimento che poi lo vedrete: è stato costruito in superficie, ma costruito con una filosofia speciale a fette per poterlo scendere nella caverna dove io andrò, mi piace pensarlo come una viennetta perché di fatto è un cilindro. Noi italiani conosciamo bene la viennetta, è un cilindro tagliato a fette. E, e vi, vi invito a ricordare come si separano le fette della viennetta, perché vedrete le fette della viennetta separate sotto. Ma con una tecnica estremamente speciale anche in quel caso. Quindi, adesso vi lascio, comincio a prepararmi, comincio a mettermi, a bardarmi tutto quanto, e poi dopo eh, ci, ci parleremo, colleghiamo. ci colleghiamo. Va bene? Vi saluto e buona continuazione con Pier Giorgio. È una bella viennetta, eh, perché sono fette da 2000 tonnellate. Wow. vedrete anche il pozzo dal quale abbiamo fatto scendere queste 15 fette che costituiscono il rivelatore e per riuscirci abbiamo dovuto prendere a Nolo una gru speciale una gru di quelle che solitamente sono utilizzate nei cantieri navali dove costruiscono le navi e una gru che è utilizzata in realtà tipicamente per costruire le grandi porta container quelle navi da 400.000 tonnellate di carico che portano ogni ben di Dio dalla Cina attraverso i canali di Suez quando non ci si incastrano. Vedete dietro di me che si stanno preparando: vedete che sta disinfettando l'elmo e, e si prepara eccola, no, a, a, a prendere la telecamera portatile. Vi ricordo che siamo qui anche noi in periodo di Covid e come vedete siamo tutti con la maschera. Io anche ho un tutti i cani. In realtà abbiamo un prossimetro. Questo oggetto blu che mh, si accorge se sono vicino a un altro di questi dispositivi a meno di un metro e mezzo e che eh, riporta l'occorrenza a un database centrale. Se per caso si verificasse poi un caso di contaminazione, eh, vengo messo anche io sotto quarantena. Noi stiamo cercando, qui il CERN sta cercando di mantenere le operazioni quanto più possibile senza però mettere in pericolo la salute di quanti vi operano che cosa vi posso dire intanto che ci prepariamo eh, vi ho detto che l'esperimento conta 4.000 partecipanti conta partecipanti da praticamente tutto il mondo eh, sicuramente da tutti i continenti so che almeno per un certo periodo ma mi sembra siano ancora Abbiamo delle persone da Auckland in Nuova Zelanda, abbiamo persone dall'Argentina, abbiamo molte persone dal Brasile, non parliamo degli Stati Uniti, dell'America del Nord, abbiamo collaboratori anche dall'Africa. Quindi abbiamo essenzialmente istituzioni di tutto il mondo che partecipano e che partecipano in un'ottica estremamente pacifica. I piedoni che vedrete che servono per sollevare queste fette di rivelatore che pesano fino a 2.000 tonnellate su un sottilissimo cuscino di aria compressa, per esempio, sono costruiti in Pakistan e le gambe, quelle subito sopra, sono costruite in India. Non occorre che vi ricordi che queste sono due superpotenze dotate anche di armamento nucleare che si guardano di brutto sui confini del Kashmir. Qui però collaborano tutti. Abbiamo avuto nello stesso corridoio che collaboravano apertamente con noi, per esempio, dei ragazzi che studiavano all'università di Teheran con altri ragazzi che studiavano all'università Ben Gurion di, in Israele. Eh, non abbiamo, cioè, il CERN è un uh, laboratorio che è nato subito dopo la seconda guerra mondiale in un'Europa che era estremamente devastata. Ecco, salutiamo la nostra collega che scende. E che per il nostro bene e il nostro interesse si avvia agli inferi. Eh, prende un corridoio e poi dovrà prendere un ascensore. Durante la discesa in ascensore perderemo il collegamento con la telecamera perché l'ascensore è una cabina metallica e il wifi funziona male. Dunque, allora, Giorgio, mi senti giusto per fare il test? Sì, ti sento chiara e forte. Perfetto, un attimo allora perché io invece ti sento molto, le... molto basso. Mi Devo avvicino verificare... al microfono l'audio un attimo solo allora aspettate sto cercando di mettere l'audio perché qui è molto rumoroso parla un po più Giorgio allora ecco che vedete perfetto, la prima perfetto. delle porte di accesso per entrare nei sotterranei del CERN vi perfetto, ricordate? Allora, sì poi dopo mentre io entro magari parli di, di quello che ho già capito che vuoi dire dunque io userò il dosimetro per entrare c'è una un lettore qui che serve appunto questo endosimetro è un oggetto che serve per verificare la quantità di radiazione che ora dovrebbe venire il numero qui che io porto sempre su di me quindi vedete questo numero ed è quello che vedrete che li controllerò dopo e serve per verificare effettivamente la quantità di radiazione che eh, io posso assorbire e lo porto su di me. Ora, questo qua mi permette di entrare dentro questa porta. Eh, ci sono vari controlli che permette questa porta che è fatta soltanto per l'accesso delle persone. Al pavimento c'è un, eh, un sensore di peso perché ovviamente c'è per verificare che si tratta di persone, di persone non per materiale. Ci sono dei raggi infrarossi che servono per verificare che io non entri con del materiale tipo come degli zaini sulle spalle. E in più c'è questo lettore, ve lo mostro prima perché poi quando entro non posso mostrarvelo, che serve per verificare la lettura dell'iride e che eh, adesso Pier Giorgio vi spiegherà mentre io faccio l'operazione d'entrata. Ti lascio la parola Pier Giorgio. Allora, forse l'avete visto, forse no, il vecchio film Angeli e Demoni che appunto si svolge al CERN LHC in cui eh, la spia, il cattivo... Riesce a guadagnare l'accesso al sistema dei, dei laboratori con un occhio infilato su una forchettina. In realtà qui non funzionerebbe perché i nostri lettori sono più sofisticati di quanto non fosse disponibile all'epoca in cui hanno scritto il libro e fatto il film, e sono in grado anche di percepire il battito cardiaco retrostante, per cui un occhio morto senza battito cardiaco in realtà non farebbe aprire la porta. Perché tutte queste, queste fatiche? Perché darsi da fare per rendere più difficile l'accesso? Esattamente per questo: per rendere più difficile l'accesso, per evitare soprattutto l'accesso di persone non autorizzate e non addestrate. Da questo Scusami, momento... ti prendo la parola un attimo. Sì, ecco, volevi dire qualcosa perché volevo far vedere che l'ascensore, che adesso devo prendere, era all'ultimo livello, che noi chiamiamo meno 3. E adesso sta risalendo su, quindi potete vedere la eh, profondità. Sta risalendo. Abbiamo in effetti tre livelli: meno 3, meno 2 e meno 1. Eh, più o meno diciamo meno 100 il meno 3, meno 90 il meno 2 e meno 1 eh, e il meno 80. E noi visiteremo il meno 2, il meno 3. E poi io salirò per un livello che non, in realtà non ha l'ascensore fino al tetto di CMS, eh, che di fatto è un palazzo di cinque piani. Quindi ogni tanto mi sentirete un po' con il fiatone, ma insomma va. Adesso la linea eh, le, si perderà nel momento in cui entrerò nell'ascensore, così lascerò modo a Pier Giorgio di parlare. Questo ascensore che come vedete è molto grande, ospita fino a 40 persone, ma guardate adesso in tempi di Covid può portare soltanto cinque persone perché abbiamo delle posizioni ben determinate. Quindi noi adesso scendiamo e lascio la parola a Pier Giorgio e ci risentiamo tra un pochino. Ciao. Quello che stavo dicendo è che stiamo andando in un ambiente che è potenzialmente ostile. È potenzialmente ostile perché quando i fasci ci sono c'è la presenza di radiazioni e radiazioni ionizzanti in grado di uccidere una persona. Ecco avete visto a due metri e mezzo si è bloccato, il, eh, la trasmissione perché si sono chiuse le porte e l'ascensore ha cominciato a scendere nella sua colonna eh, dicevo l'ambiente è ostile per la presenza di radiazioni ah, okay. per motivi elettrici no, per good. esempio eh, alte tensioni eh, corrente no. yeah. Yeah, so we... Credo che si stiano must... parlando okay. E stiano aggiustando i settaggi della telecamera giù nell'ascensore. Sorry, yes. Sorry. <ride> Scusate. E, diciamo, eh, quindi è pericoloso per la presenza di corrente. Considerate il fatto che il complesso degli acceleratori e del CERN consuma più o meno un terzo dell'energia elettrica della città di Ginevra. Ecco, ora la nostra collega è uscita dall'ascensore e vi sta facendo vedere l'arma dietro di pronto soccorso. Esatto, quindi ti prendo un attimo la parola. E dunque sono effettivamente uscita dall'ascensore. Questa è una zona molto importante, sopra non l'ho commentata perché avevamo di fatto una zona gemella. Tutte le zone che sono eh, di fronte all'ascensore sono contenute in una, io la chiamo una colonna se volete che è sovrapressurizzata. Che cosa vuol dire? E di fatto l'aria viene pompata fuori. Quindi se per esempio in superficie non abbiamo questo problema, ma per esempio qui potrebbe esserci, come diceva giustamente prima Piero Giorgio, ci possono essere è un ambiente in ogni caso eh, sperimentale, in ogni caso tra virgolette ostile dove bisogna fare dei controlli. Se ci fossero delle perdite di gas, chiaramente si potrebbero avere fenomeni di asfissia. Vi farò vedere un cartello molto curioso eh, riguardo a questo tra un pochino quindi uno chiaramente si deve mettere in salvo eh, ora diversamente questa forse è una, un, una delle poche cose che, che sono diverse dalla vita di tutti i giorni che si fa qui se bisogna fare un'evacuazione si deve usare l'ascensore voi avrete sentito che nei palazzi normalmente se c'è per esempio fuoco fumo non bisogna assolutamente usare l'ascensore e sempre le scale, mentre no. qui questa cosa è vietata e quindi quello che dobbiamo fare è dobbiamo usare l'ascensore. Eh, dobbiamo ovviamente seguire anche le istruzioni dei pompieri e come vedete, qui abbiamo. Tutto un sistema che ci permette di essere direttamente, per esempio, in contatto con i pompieri. Basta sollevare il telefono qui, oppure abbiamo ovviamente telefono portatile, oppure chiamare la sala di controllo direttamente da qui, dall'interfono, ricevere delle istruzioni. In ogni caso, dobbiamo aspettare qui. Questa è la zona di salvataggio. E, usciti da qui siamo diciamo, in una zona con un po' più di rischio, ma dove ci sono tanti sensori che ci permettono comunque, ci danno l'allarme e ci dicono torna indietro e va nella zona di salvataggio. Questo eh, è quanto, è ecco, magari una cosa interessante da dire che chiunque viene qui, quindi non solamente io in questo momento, ma tutte le persone che lavorano in questo posto, devono aver seguito un corso di primo soccorso. Eh, perché può essere necessario, devono aver seguito un corso per esempio per l'utilizzo degli estintori e normalmente siamo obbligati a fare un, eh, un, eh, diciamo così, un rinfresco di questi corsi eh, tutti gli anni e mostrare, ce ne sono anche altri, avremo la maschera da, da vedere e, e tutti gli anni dobbiamo farlo perché chiaramente dobbiamo essere in grado di poter usare questi oggetti se necessario. Uh, Piero Giorgio, ti lascio la... Commento, eh, puoi commentare tu e io in questo momento faccio vedere qualche immagine, se ecco, vuoi. Qui stiamo guardando la colonna dell'ascensore che si trova in un pozzo circolare, profondo ovviamente 100 metri, e, e qui non si vede bene, ma ecco lì vedete tutta la colonna di scale e in cima, in cima vedete la luce del giorno, che è la luce all'interno di un capannone, ma comunque la luce... Immaginatevi queste scale, cosa devono essere per risalirle. Ecco, sono lì in caso di urgenza, ma in realtà c'è sempre la raccomandazione di non prenderle e di aspettare e usare l'ascensore. Perché immaginate anche sulle scale uno può farsi prendere un attacco di panico, gli viene una... e in più i pompieri, i poveretti, se devono venire a prenderci con la barella, di lì non ci passano. Eh, oltre al fatto che poi, scusami, eh, in caso di, di fuoco o fumo chiaramente abbiamo l'effetto camino, per cui quello che succede è che il fumo tende ad andare in alto e quindi praticamente cerchiamo di fuggire ma siamo inseguiti proprio da, dal fumo e non moriremo certo, quello che succede anche negli ascensori nei palazzi ed è per questo che non possiamo prendere gli ascensori, proprio perché abbiamo l'effetto camino. Eh, mi trovo adesso in una delle due stanze, abbiamo due sale di questo genere. Che ospitano io lo chiamo parte del cervello di cms cioè quella parte di elettronica che serve per poter leggere raccogliere i segnali che arrivano dalla caverna sperimentale e filtrarli c'è molto rumore qui non so se si sente io adesso sto andando in una zona dove normalmente i visitatori non sono non possono andare eh, perché qui non è permesso, lo potete capire benissimo, cioè è, è ovvio che i visitatori non toccano nulla, però sapete, se uno si aggancia a un cavo non solo si fa molto male, ma anche se non si fa male, perché magari è sicuro, quello che succede, vedete qui abbiamo dei cartelli, ma quello che è sicuro è che staccate un cavo e non funziona più l'esperimento, o parte dell'esperimento, non tutto chiaramente. Quindi tutto è veramente sistemato, come vedete in modo certosino io continuerò a farvi vedere questo perché per me è veramente eh, nonostante io abbia lavorato non in questo settore ma nel settore del laser quindi con connessioni di questo genere eh, pensare vedete a tutte queste connessioni che sono fatte cioè non sono messe a caso sono con uno schema ben preciso che viene studiato e forniscono le risposte che ci servono è sempre guardate qua è sempre qualcosa insomma di particolare Ultimo dettaglio che vi do, poi continuo semplicemente ad andare avanti, sono queste bande arancioni che vedete davanti agli armadi. Queste sono un'informazione di sicurezza. Che cosa vuol dire? Può capitare che si debba eh, togliere l'alimentazione. Allora, o può succedere perché se ne va l'alimentazione, anche se abbiamo ovviamente dei sistemi che ripristinano l'alimentazione ma eh, può succedere anche che sia necessario togliere, non so, perché magari si vede una persona che sta lavorando e quindi guarda. si deve togliere l'alimentazione perché è pericolo di vita. Questi armadi con queste bande arancioni rimangono comunque sempre alimentati, oppure se c'è anche, non so, una dell'acqua. Si sa quindi che questi armadi non devono essere toccati perché c'è pericolo di poter, eh, di poter veramente farsi male. Ecco, per esempio, questo è quello che si chiama una redurgence, è quello che può essere usato per spegnere praticamente tutto ma non quegli armadi eh, ovviamente non l'HC in questo caso eh, io faccio vedere i cavi di, di alta tensione se vuoi fare qualche commento per Giorgio perché so che ti piace questa parte no, non sui cavi di alta tensione ma per ricordare che tutti quei cavi colorati e bellini che tutti in ordine, pettinati, non sono in realtà cavi elettrici ma sono fibre ottiche noi siamo fibrati anche perché la quantità di dati che vengono prodotti, trasferiti da qui sotto, a, qui su, dove sono io, in superficie, nel nostro centro di calcolo, per essere analizzati, scartati la più parte e, in, in qualche raro caso, scritti su disco, sono veramente eh, quantità spaventose. Tenete conto che, eh, dunque, un evento dcms CMS è dell'ordine di un centinaio di kilobyte, credo, però possiamo andare a 10.000 hertz cioè 10.000 eventi al secondo. E credo che la quantità di dati grezzi semplicemente raccolti si avvicini, se non è già arrivata all'exabyte. Prendete un terabyte, lo moltiplicate per 1000, lo moltiplicate per 1000 ancora una volta e ottenete un exabyte. Quindi vi dà un'idea Qualcuno aveva detto, ma erano altre epoche, che se scrivessimo i dati presi in un anno a LHC su DVD, arriveremmo alla Luna con la pila di DVD. Ora i DVD non, non si usano più, ci sono i Blu-ray, non, non hanno rifatto il conto. E qui ci sono altri pericoli, radiazioni locali. Fai vedere il divieto di siesta. Sopra sì, la... sì, adesso ci arrivo. Sì, giusto un attimo, volevo, dire, volevo far vedere quest'altra cosa che riguarda la sicurezza, ed è la maschera che. Ciascuna persona che eh, lavora qui sotto per un tempo e dipende anche dal tipo di mansioni che ha deve, deve usare ed è contenuto, vedete questo oggetto che è composto di fatto da un... Eh, sono contenuti sia gli occhiali che la pinza per il naso che tutta la parte di respiratore e qui con questo respiratore sotto potete, avete produzione di ossigeno con un certo processo chimico. In realtà è contenuta in questa scatolina qua, che però ha un bel peso, all'incirca 2 kg, se non di più, e che uno si deve tenere alla cintura quando entra dentro e deve tenere sempre vicino a sé anche quando sta lavorando. Eh, noi dobbiamo fare un corso e nel corso chiaramente facciamo le prove, dobbiamo essere in grado di indossare, di essere nella condizione, come vedete qua, nella, della statua, della, della statua, insomma, del piccolo manichino, diciamo così, in circa 30 secondi. La cosa più complicata non è tanto vestirsi così, la cosa più complicata è aprire la scatolina, almeno per quanto mi riguarda, perché è veramente dura e fa male quando uno la apre, almeno questo tipo, poi ce n'è un'altra che è un po' più semplice, e un'altra cosa è quella che normalmente quando fate questa operazione si suppone che se la fate è perché eh, siete, diciamo così, perché c'è un allarme evacuazione, perché c'è un'emergenza, quindi bisogna... Utilizzare quello spirito che ritrovate da tutte le parti, mantenete la calma e procedete verso l'uscita. Però è chiaro che questa cosa è un'operazione che va fatta. Volevo aggiungere a questo questa porta rossa che mi allontano, vi faccio vedere. Come vedete la, la forma. Ricorda un tunnel, effettivamente questa porta attraversata conduce in direzione del tunnel dell'LHC, non direttamente, c'è prima un ascensore, di nuovo con una zona, noi la chiamiamo la zona di buffer, cioè davanti all'ascensore quindi di sicurezza e, e quindi eventualmente viene usata vedete, come seconda via di uscita nel caso di emergenza. A causa di questo, grazie a questa porta, eh, abbiamo la possibilità in CMS, questo è unico in tutto l'LHC, di poter portare i visitatori quando c'è la presa dati fino a quel punto là. Perché se per caso succedesse che non si può tornare indietro dalla parte dove io sono venuta adesso, possiamo sempre usare la porta che abbiamo da questa parte. Anche se ovviamente va fatto come diremmo noi. Italiani con grano salis perché è piombata, quindi non è che è aperta ed è per tutti. E poi bisogna controllare che il problema non venga da questa parte. Per controllarlo abbiamo tutta una fila di LED che se si accendono vuol dire che il pericolo viene da questa parte, quindi non dobbiamo assolutamente toccarlo. Io adesso procedo lungo questo corridoio partendo da questa linea gialla come vedete, vedete un, un corridoio fatto ad S e ci porterà dalla caverna di servizio, prima ho visto che passava un'immagine che io ho percorso per metà e dove c'è l'elettronica, dove ci sono le, eh, le pompe, gli alimentatori e tutto, tutto quello che può servire al funzionamento cioè, dell'esperimento, passerò invece dall'altra parte e il corridoio di connessione con la sala, con la caverna sperimentale dove effettivamente c'è il rivelatore, quindi pian pianino. Io mi avvicino, mostro il cartello che mi aveva detto Pier Giorgio che voleva vedere, che non è l'area picnic, eccola qua. E non è neanche il divieto di fare pisolini, ma in realtà indica un altro dei pericoli di questa caverna sotterranea, ossia la possibilità che dietro questa porta ci sia una mancanza di ossigeno, che l'atmosfera non si, sia non in grado di sostenere la vita come la conosciamo noi. Questo è un altro dei pericoli che vengono dovuti al fatto che per mantenere i magneti superconduttori dentro questa caverna ci sono enormi quantità sia di elio che di azoto liquidi, i quali sono dei gas estremamente simpatici, molto utili se volete mantenere un magnete superconduttore, ma purtroppo non, non particolarmente respirabili. Ero eh, Giorgio, ne approfitto perché volevo ricordare a tutti che per fare domande eh, c'è un tasto in basso dove c'è scritto QA oppure domande e risposte in italiano. Eh, se cliccate su quello, potete scrivere la domanda che noi vediamo e eh, che faremo eh, il nostro meglio per poter rispondere. Quindi non siate timidi e eh, cominciate a fare anche domande. Immagino che ci siano molte curiosità, visto quello che avete visto. Beh. Avete visto che Sonia ha passato un'altra porta. Il motivo di questa seconda porta di sicurezza è duplice. In primo luogo, quando ci sono protoni nell'acceleratore, questa porta non si apre. E se qualcuno dovesse riuscire ad aprire questa porta, farebbe immediatamente espellere i protoni dall'acceleratore, ci vuole circa un microsecondo. In maniera da evitare di avere in concomitanza la presenza di protoni e di persone nella sala sperimentale. In più, esatto. Sì, prego, prego, prego. Vai, vai. In più, per passare a questa porta, in realtà ci vogliono ulteriori corsi di istruzione e bisogna essere ancora più aggiornati su tutte le procedure di sicurezza proprio perché abbiamo varcato un limite di ulteriore pericolosità. E sono di questa... veramente all'ultimo girone, diciamo così. <ride> al di là di questa porta, ci sono dei materiali <ride> che possono essere diventati radioattivi, per esempio, per esposizione al fascio. E che hanno dei tempi di decadimento che, so, che possono essere più o meno lunghi, per cui bisogna prestare particolare attenzione quando uno ci entra, soprattutto subito dopo l'operazione del fascio. Ok, io adesso entro nella sala sperimentale, come avete visto, per, ho percorso l'altra metà del corridoio. Eh, non so se vuoi spiegare, Pier Giorgio, per quale motivo il corridoio è fatto con i vari angoli e io intanto comincio a entrare nella sala sperimentale per farvi vedere l'esperimento. Eh, fondamentalmente perché le radiazioni viaggiano in linea retta, per cui per evitare di avere per avere un corridoio, che eh, volendo passare da una stanza all'altra è utile, ma senza far sì che le, le eventuali radiazioni prodotte in questa sala si propaghino anche nell'altra, dove possiamo lavorare tutto l'anno, bisogna costruire i corridoi con uno zigzag in maniera che le radiazioni non siano in grado di attraversarli direttamente e di passare dall'altra parte. Ancora, Ed vedete... ecco qui CMS sulla mia mano. <ride> in realtà, questo diametro qui è un palazzo di cinque piani. Lo so che non sembra, ma è così. E questo è il posto dove, se voi foste venuti di persona, vi fermereste. Quindi, tutto quello che vedrete da questo momento in poi, appena io mi comincio a muovere, è qualcosa che non è permesso nel momento in cui un visitatore viene di persona PHMS. Eh, do qualche indicazione e poi dopo ti lascio commentare per Giorgio. Dunque riconosciamo la parte interna come è stata presentata prima, dove c'è tutta la parte sia degli elementi che permettono di ricostruire le tracce delle particelle che, che vengono prodotte nella collisione e la parte dei calorimetri che serve per misurare l'energia di queste particelle. Poi abbiamo questo anello che potete intravedere, che se volete è uno dei gioielli di CMS: è il, è il solenoide superconduttore, noi ne vediamo soltanto questa parte dell'anello qui, e la parte esterna che vedete è composta da una parte rossa che è del materiale eh, che poi dopo Pior Giorgio vi spiega comunque è del ferro. E la parte invece strumentata che sono le camere per queste particelle che si chiamano i muoni e che sono, sono estremamente importanti. Sono state estremamente importanti per la misura del bosone di Higgs, ma in realtà voglio dire, eh, sono anche nel nome di CMS. Ma CMS è in grado di misurare molto bene anche le parti, altre particelle che non sono nel suo, nel suo nome. Io adesso mi muovo, faccio vedere, eh, vedete la linea. Dei fasci, non so se riuscite a seguire il mio dito, la linea del fascio. Quindi, di fatto, una parte del fascio entra in questa direzione, arriva, entra nel rivelatore, arriva a circa metà. Io purtroppo non posso far vedere la metà, però vi posso far vedere il corridoio in cui immaginate che qui ci sono all'incirca. Va bene, una parte sta dietro di me, ma diciamo. All'incirca 20 metri di rivelatore che, che corrono, quindi a metà di questo rivelatore incontra l'altro fascio e avviene, come abbiamo detto, la collisione tra i due fasci. Purtroppo non ho la, la terza mano, quindi non posso fare la collisione come vorrei. Io eh. continuo a mostrare immagini, e lascio a te la parola, Pier Giorgio. Questa piattaforma gialla che vedete è lì perché stanno ora procedendo alla riinstallazione appunto del tubo a vuoto centrale in cui passano i protoni. Tubo a vuoto centrale che è fondamentale e che deve essere trasparente e robustissimo allo stesso tempo, il che eh, sembra una contraddizione e infatti costa caro. Il nostro è fatto di beriglio perché è un materiale leggerissimo, c'è cioè il numero atomico più basso dei metalli utilizzabili per questo tipo di lavoro, altri difetti, nel senso che è velenoso, incendiabile, insomma è fastidioso da lavorare, però è molto, tra virgolette, leggero. C'è un numero atomico molto basso, il numero di protoni e di neutroni che occorre mettere per fare un tubo sufficientemente robusto è inferiore a quello di qualsiasi altro materiale. E perché deve essere robusto? Perché dentro c'è il vuoto e fuori c'è un'atmosfera di pressione. Ma quanto vuoto c'è dentro? Ecco, questo è una delle particolarità del lavoro che facciamo qui al CERN. Il vuoto all'interno di questo tubo quando saremo in operazione, sarà superiore a quello dello spazio intergalattico. Cioè, prendete un'astronave, ne andate a metà strada tra qui e la galassia più vicina, quindi siete proprio lontani, lontani, lontani da qualsiasi forma di materia, misurate la pressione, il vuoto, e scoprirete che all'interno del tubo qui il vuoto è più vuoto che tra le galassie. Lo stesso per le temperature. Se, visto che siete già arrivati lì, misurate anche la temperatura, e scoprirete. Eh, Giorgio, che posso interromperti un attimo sulla temperatura, così poi prosegui. Volevo solo mostrare una piccola cosa e poi, dopo, io proseguo e salgo le scale. Volevo mostrare una delle fette della viennetta, Va che bene. di fatto comincia qui, questo posto, e arriva fino lì in fondo. Questa è una delle fette della viennetta. E di fatto per mostrare per quale motivo vedete questa specie di, di tappo, perché in effetti questa fetta che io qui viene spinta di nuovo a chiudere la parte perché di fatto il nostro esperimento deve essere totalmente chiuso. Motivo molto semplice è che nel momento in cui voi producete queste collisioni, ciò che avviene nel rivelatore non solo eh, produce una quantità di materiale enorme, di particelle enormi, ma anche con una velocità incredibile, per cui non si riesce a, a, a poter analizzare quello che è successo. Allora cosa si fa? Innanzitutto si cerca di filtrare un primo filtro molto veloce, direttamente fatto qui nel sito, poi come avete visto c'è dell'elettronica che fa un ulteriore filtro e poi in superficie abbiamo un ulteriore filtro ancora. Quindi diciamo così che ci manteniamo la, la crema degli, degli, degli eventi che abbiamo, cioè ciò che veramente riteniamo interessante. Però tutto questo deve avvenire in un oggetto che ha una scatola chiusa, perché se noi ci perdiamo, le cose per, escono fuori, non possiamo sapere cosa è successo. Quindi l'idea è che l'esperimento sia il più ermetico possibile. Quindi dovete immaginare che in fase operativa questi spazi che vedete qui non ci sono, ma sono tutti chiusi e avete questa viennetta non ancora tagliata a fette. Ultima tanto. cosa che vi faccio vedere, così la faccio vedere qui e poi la richiamo sopra. Guardate questa distanza, questa qui, vedete c'entra la mia mano di fatto, è di fatto ricordatevela perché ve la richiamerò dopo. Guardate, non è neanche un palmo. Ve la richiamerò dopo per dirvi qualcosa riguardo alla discesa di, eh, delle fette di CMS qui in caverna. Ti lascio la parola. Tanto per dire, quando la capsula Gemini, che avete visto, il tappo, entra nella sua collocazione finale e accendiamo il magnete, il gioco tra il tappo e gli elementi circostanti è meno di un centimetro. E parliamo di oggetti che sono quel tappo, sarà 1500 tonnellate uno e 1500 tonnellate l'altro. Per cui c'è anche un sistema molto complicato di sensori di diversi tipi che misurano, via via che chiudiamo i tappi, finché il tappo è lontano ci si può guardare anche da fuori, no? E dire vai un po' più a sinistra, un po' più a destra, attento. Quando comincia a entrare dentro il tappo e non si vede più niente all'interno, bisogna lo stesso, anzi a maggior ragione, stare attenti di non andare.. A sbattere col tappo nelle pareti che lo devono contenere e con un centimetro di gioco per lavorare quindi vi immaginate che lavoro ne è ci vogliono alcune ore per chiudere un tappo nel rivelatore proprio perché va fatto con estrema cautela per evitare di distruggere tutto quello che c'è dentro scusa Pier Giorgio c'è un intervengo sono Roberto da Pisa eh, c'è una domanda nella chat come vengono identificate parti del sistema non funzionanti e quali sono i protocolli per gli addetti alla riparazione? Allora, tipicamente eh, vengono identificate perché, tra virgolette, smettono di funzionare. Ovvero sia, noi abbiamo qui in camera di controllo alcune eh, decine di metri quadri di monitor che ci mostrano tutta una serie di parametri sull'operatività del sistema e alcune di queste decine di metri quadri di monitor sono dedicati anche all'efficienza dei vari pezzettini, pezzettoli e pezzettoni che costituiscono il rivelatore. Quindi in particolare se per esempio si spegne un alimentatore perché va in cortocircuito, perché fuma, ce ne accorgiamo perché una parte, perché tutta l'elettronica che viene alimentata da quell'alimentatore smette di esserlo, in quanto non, non c'è più, e, e quindi in quella zona del rivelatore non vediamo più particelle che arrivano. Si, Ci stanno mostrando qualcosa da dentro, ma non sento, non sento l'audio. Sonia? mi senti? senti? Adesso sì, adesso sì. sì. Scusami, no, no, stavo solo indicando che andrò là sopra, praticamente sul tetto adesso. Ok? Ecco, adesso vedi, mi arrampico là sopra, vi ci porto, vi ci porto, aspettatemi. Ringraziamo Sonia che sta facendo chilometri e chilometri di scale. Comunque, dicevamo quindi che eh, se si tratta di un alimentatore, per esempio, che, che eh, si rovina, eh, ce ne accorgiamo perché la, una certa parte del rivelatore smette di produrre segnali. Lo stesso dicasi se quello che si rompe è un pezzo di rivelatore, perché un pezzo di rivelatore rotto non produce segnali, o parte dell'elettronica che legge i segnali prodotti dall'alimentatore, perché eh, l'elettronica che, che avete visto si trova in questi armadi blu che sono montati un po' dappertutto sul rivelatore, anche quella se non funziona non fa passare i segnali. Abbiamo tutta una serie di procedure diagnostiche software complicatissime, per cui... Sonia? Sì, no, 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 puoi continuare, sto soltanto facendo vedere che si vede l'altra fetta dall'altro lato. Allora, se vuoi continuo. E poi abbiamo il... Uno, una delle gru, chiamiamo così: noi le chiamiamo il carro ponte. Una delle gru e ne abbiamo un'altra da quest'altra parte. Mi giro di 180 gradi. Eccola qui, l'altra gru. Qui non si riesce a vedere la fetta, io la intravedo, ma siete così. Adesso andrò sull'altra passerella, dall'altro lato, un po' più in basso, perché veramente adesso sono proprio so sopra a cavallo di CMS. E eh, vi farò vedere il buco da cui è stato sceso l'esperimento, quindi ho fetta perfetta ed è stato ricostruito qua dentro. Ti lascio la linea. Allora, dicevamo: eh, cosa Ah, Stavamo dicendo che come si fa a rivelare che c'è un problema, qualche cosa. Zoltan ha risposto mandandovi gli oggetti. Comunque. Fondamentalmente abbiamo tutti questi diagnostici software che ci permettono di andare a vedere fin, fino a che punto eh, funziona il sistema. Le periferiche sono quasi tutte intelligenti, tra virgolette, nel senso che hanno dell'intelligenza imbarcata, hanno dei microprocessori per cui possiamo interpellarle. Se non ci rispondono, è ragionevole credere che non stiano più funzionando. Dopodiché, quello che succede è, viene valutata l'importanza del problema, l'estensione del problema. Se è roba di poco si aspetta, se invece è un problema serio si richiede un accesso, cioè si chiede all'acceleratore di lasciarci entrare, di fermare i protoni oppure di aspettare a ricaricarli perché una carica di protoni dura una potrebbe durare di più, ma la fanno durare una dozzina di ore, dopodiché buttano via quello che è rimasto e riempiono da capo in maniera da, non, da, da mantenere la luminosità e l'intensità dei fasci più simile a quella di disegno che possibile. Quindi o immediatamente se si tratta di una cosa veramente seria o eh, al prossimo scaricamento dei fasci si può ottenere la possibilità di accedere in caverna, ovviamente con i dosimetri perché eh, con i protoni appena spenti c'è la possibilità che ci siano materiali resi attivi dai fasci di protoni e più velocemente possibile viene rimpiazzato il componente. È tutto modulare, è tutto costruito in maniera da essere rimpiazzabile quanto più in fretta possibile, proprio perché altrimenti eh, si esporrebbe il personale che deve fare l'operazione a rischi innecessari. Quando dicevo. Eh, Giorgio, scusami, se mi permetti, volevo aggiungere una cosa perché stavo sentendo il discorso molto interessante. Eh... Questo nella mia esperienza personale. Invece, quando il vostro rivelatore lo mettete nello spazio, questa cosa non la potete più fare, non potete andare lì con il giraviti. A parte quello che ha fatto il nostro Luca Parmitano con quattro uscite l'anno scorso, da novembre fino a gennaio, per poter sostituire le pompe dell'esperimento che si trova sulla stazione spaziale, che è appunto AMS. Di solito dovete giocare in un'altra maniera, quindi giocate su quella che si chiama la ridondanza, cioè se dovete misurare l'energia, l'impulso, la, eh, la carica, non ce l'abbiamo la ridondanza, ma diciamo le caratteristiche per riconoscere una particella, non potete fare altro che mettere più rivelatori che fanno la stessa cosa e se uno di quei rivelatori si rompe fare la misura con l'altro. Chiaramente c'è sempre un rivelatore che è dedicato a quella misura, quindi che ve la dà con maggiore precisione rispetto all'altro, però eh, il fatto è che piuttosto che non misurare niente, lo misurate con meno precisione. Questa è la maniera con cui si agisce quando non si può fare un accesso. Eh, chiaramente quello che ha fatto Parmitano invece, cioè io penso che dobbiamo essere fieri per il lavoro che è riuscito a fare. Il nostro astronauta, perché veramente lavorare nello spazio in quelle condizioni ogni volta per sei ore e mezzo per sostituire dei cavi, vi invito ad andarle a guardare queste cose perché sono veramente interessanti. È qualcosa che eh, si fa soltanto in casi specialissimi quando veramente non si ha nessun'altra soluzione. E scusami, ti rubo un altro minuto giusto per far vedere il buco da cui è stato calato l'esperimento. Quindi di fatto questo buco qua è allo stesso diametro della fetta di Biennetta eh, o di Cipolla o la fetta di questa immaginaria nave che diceva Pier Giorgio eh, con lo spazio lasciato tra fetta e parete esterna che era quello che vi ho fatto vedere prima con la mia mano cioè non più di un palmo di una mano per scendere questa fetta per 100 metri di profondità senza innescare delle oscillazioni e frenandola. Vuoi dire qualcosa su questo, Pier Giorgio? Ti lascio la parola. No, voglio solo dire che quando abbiamo sceso il tracciatore, che è piccolo, sono solo 500 kg di silicio, ma è costoso, sono 80 milioni di euro e ci abbiamo messo dieci anni per costruirlo in 500 persone, quella notte lì non ha dormito bene nessuno mentre scendeva. Perché? Si fa in, pre, in fretta a prendere velocità scendendo, ma poi il solo modo per frenarlo purtroppo è quando tocca il fondo. Quindi, eh, diciamo, eh, è il calare un oggetto da un pozzo di 100 metri, un oggetto irrimpiazzabile irri, in un pozzo di 100 metri appeso a un cavo, è un'operazione che invecchia eh, chi lo fa. Eh, C'è una domanda eh, che era abbastanza interessante: come vengono impacchettati i protoni? Eh, I protoni vengono impacchettati fondamentalmente negli acceleratori perché come, fanno, come fa un acceleratore a accelerare un uh, fascio di protoni? Ci sono due possibilità: potrebbe essere un acceleratore lineare. Il primo acceleratore, percorso dai protoni, qui di LHC, in effetti è lineare, per cui uno mette. Una tensione sempre più elevata davanti, però c'è un limite e, e questo limite è circa un milione di volt, due milioni di volte tre milioni di volte si possono fare. Fare più di 3 milioni di volte di tensione è difficile e questo non ci aiuta ad arrivare ai miliardi di elettron volt. E allora come si fa? Bisogna lavorare con una radiofrequenza che cambia senso, cambia polarità. Al momento giusto, in maniera che la particella vede sempre la, la, il campo elettrico che lo attira in avanti, che lo accelera, e quello contrario che lo frena. Eh, Sonia, dici tutto. Si sì, scusa. No, stavo facendo vedere, però eh, non volevo interromperti, stavo facendo vedere questi, questi cavi d'acciaio, che poi sono quelli: sono i responsabili che permettono di fare i vari movimenti. Eh, delle, delle delle gabbie comunque no no continua perché sto ancora scendendo e ancora devo riprendere fiato dicevo quindi si fa con una radiofrequenza eh, immaginatevi un uh, di avere una pila e via via che la vostra particella passa da un elettro all'altro della pila voi girate la pila e l'ha spostata in avanti, in maniera che la particella è sempre a inseguire una polarità ed è sempre respinta dall'altra. È un po' più complicato di così, ma senza uno schema grafico è difficile da spiegare. Questo processo mm. ha come, con, come un effetto secondario il fatto che i protoni, le particelle che vengono accelerate, finiscono per trovarsi tutte nello stesso posto, perché quello che sta viaggiando un pochino prima di tutti gli altri... Vede meno campo elettrico che lo attira, quello che sta viaggiando dietro vede più campo elettrico che lo respinge. E quindi quello che sta avanti tende a rallentare un pochino e a, a riunirsi ai suoi confratelli nel mezzo. Quello che sta indietro accelera un tantinello e quindi si riunisce ai suoi confratelli che stanno nel mezzo. E alla fine uno ha questi pacchettini di protoni che si susseguono uno dietro l'altro ordinatamente a una distanza che è dettata tipicamente dalla frequenza della radiofrequenza che viene utilizzata per accelerarli. Tra l'altro, un dettaglio curioso, non solo l'energia totale dei fasci è simile a quella di un elettrotreno, ma l'energia cinetica di uno solo di questi protoni è equivalente a quella di una zanzara che vola, cioè siamo veramente nel macroscopico. E qui vedete i famosi piedi, la parte arancione è fatta in Pakistan e la parte rossa è fatta in India. E sono pronti a tirarsi addosso. Ogni tanto si abbattono in aeroplano sul Kashmir l'uno con l'altro. Io posso, posso dire appunto questo: cioè questa è una delle, delle belle cose che abbiamo nel mondo scientifico. Dobbiamo riconoscerlo. È vero che possiamo, come dire, accapigliarci e discutere perché magari ci sentiamo dire che l'analisi, dati che abbiamo fatto non è buona perché abbiamo sbagliato, eccetera, ma di sicuro una cosa l'abbiamo superata. Ed è quella uh, delle, diciamo così, delle differenze politiche o religiose, cioè appunto noi abbiamo collaborazioni e gente che lavora insieme e che viene da paesi che normalmente, come dicevi tu, in realtà al di fuori del campo scientifico hanno dei grandi problemi. E questo ce l'abbiamo non solo a livello politico, ma anche, diciamo, religioso, cioè nel senso noi non, non veramente viviamo questo tipo di atmosfera qui al CERN. E spesso chi torna poi nei propri paesi di origine sente veramente la, come dire, la, la mancanza di questa specie di, di mondo un po' particolare. Adesso vi faccio vedere questi, questi, questi pin, queste non sono, sono delle. Uh, come li chiamiamo in italiano graffette più o meno? Ecco. moschettoni. Moschettoni sono questi. Oggi non abbiamo le graffette, oggi abbiamo qualcosa di speciale per voi. Sono estremamente costosi est oggetti di misura estremamente costosi con cui andiamo a verificare l'esistenza di un campo magnetico residuo. Ok? Eccolo qua. E scusate, lo so che può sembrare sciocco, ragazzi, ma noi ci divertiamo anche così. Voglio dire.. Io lo, questo lo dico ai ragazzi, ovviamente non ai ricercatori, questo è chiaro. Ragazzi, la fisica vuol dire natura. Prima di tutto vi dovete divertire, dovete avere il piacere di giocare con le cose e poi chiedervi perché questa cosa succede e incuriosirvi anche per una cosa così semplice che può sembrare veramente banale, ma che poi alla fine quello è. Questo oggetto qui è rimasto magnetizzato a causa del campo magnetico del nostro, del nostro solenoide che vedevamo prima. È uno degli oggetti magnetizzati. Ovviamente qui questo campo magnetico adesso è piccolo del residuo, ma ognuno di noi quando scende qui, vediamo se ci riusciamo. Sì, eccolo qua, però non so, non vorrei toccarlo più di tanto perché ho paura. Ecco, andiamo in oscillazione. Calcolare l'equazione del moto. <ride> moto oscillatorio. Vedete? Ehm. E noi abbiamo tutti una catenina di questo genere perché quando non possiamo scendere qui, in caverna, ovviamente non in questo posto ma direttamente entrare in caverna, quello che facciamo ai visitatori facciamo vedere l'effetto del campo magnetico al di fuori prima di quella porta gialla che io ho superato. Un'altra cosa che dico e poi lascio di nuovo la parola a Pier Giorgio anche perché di fatto sono a, almeno 100, quindi un pochino la visita direi comincia a arrivare alla fine. Questi famosi piedi che permettono di poter spostare avanti e dietro, di aprire e chiudere la viennetta. E come vedete di fatto quello che si fa c'è un sistema che pompa dell'aria all'interno di questi piedi per cui l'oggetto di 2000 tonnellate viene leggermente, diciamo, alleggerito, non voglio dire sollevato, ma alleggerito e poi chiaramente con degli strumenti, con delle, mac delle macchine, dei motori potenti si possono spingere contro oppure aprire. Questa è un'operazione estremamente delicata dove ci vogliono dei tecnici specializzati, dei controlli, perché non è banale, ci si mettono ore e ore per poterla fare, perché capite bene, se lo spostate male l'oggetto, questo teoricamente, adesso io non so se questo veramente è possibile con questa ingabbiatura però mi è stato detto che insomma comunque si può se non inclinare, ma sicuramente mettere in una posizione tale per cui poi è difficile rimetterlo in quella che deve essere la sua posizione standard e regolare. Continuo a far vedere un po' il pavimento, Pier Giorgio, ti do di nuovo la linea e se c'è qualcosa ancora ti, ti faccio segno con la mano. Allora, eh, parlavamo di campo magnetico, abbiamo visto gli, il campo magnetico a residuo, il campo magnetico a residuo è forte, ma il campo magnetico lo stesso è, è fortissimo, è quasi 4 Tesla, non è il campo magnetico più intenso che si possa fare, per esempio i magneti dell'acceleratore hanno un campo magnetico. Che è il doppio di quell'intensità, 8,5 Tesla. Eh, Però l'energia storata in un campo magnetico è proporzionale sia all'intensità del campo che al volume. E qui il volume è enorme, perché il campo è, dunque, è lungo 5 metri e mezzo, ha un diametro che è quasi 3 metri. Insomma, fondamentalmente, se uno si fa i conti, viene fuori che l'energia. Eh, contenuta nel campo magnetico è equivalente a basterebbe affondere 14 tonnellate d'oro. Quindi, eh, disinfettante da tutte le parti, c'è il Covid, ma noi non lo temiamo perché ci, teniamo, ci laviamo le mani, portiamo la maschera e osserviamo le distanze sociali. Volevo mostrarlo come misuratore di. non so se si riesce a vedere quanto è piccolo. ah Ecco, eh, per fare un confronto con le dimensioni esatto. dell'oggetto, vedete, la non vedete la bottiglia di... Eh, un attimo, di lo metto in un'altra posizione che forse si vede ancora meglio, perché la bottiglia non fa più di 20 centimetri. Forse se la metto qui si vede meglio. Eccola qua. La metto in un'altra posizione, guardatela un po' e vi rendete ah, conto? Eh? Riuscite a vedere medica. quella macchia? Si vede una, una macchia bianca? Guardate, guardate. Guardate che cos'è. Aneddoticamente da qualche parte mi dicono esserci delle viti metrico 480. Sì, allora. le ho viste in giro. Adesso se dovessi cercarle provo a guardare. Metrico 6 sono già belle grosse. <ride> ne ho viste in giro, diciamo che qui poi c'è anche del materiale. L'ho viste prima? Non so se sono queste, forse? No, 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 quelle sono no, piccole, no? no? ma allora, le altre? E sono molto più grandi di così. Non so, non le, non le vedo. Non sono un'esperta di meccanica. Eh, nemmeno io, è una cosa che... <ride> Comunque, dicevamo, il campo magnetico è sufficiente a fondere 14 tonnellate d'oro. E la cosa, da un certo punto di vista, è anche abbastanza preoccupante, perché tutta questa energia, se per caso... Il nostro magnete superconduttore dovesse diventare normalmente conduttore. Dovrebbe venire dissipata in qualche maniera. E quindi ci sono dei conduttori di rame che vengono fin qui in superficie. Sono dei conduttori di rame che hanno più o meno lo spessore di un mattone. Perché nel momento in cui i termometri che abbiamo nel magnete si accorgono che la temperatura si sta allontanando da quella ottimale e tutta l'energia viene scaricata in questi conduttori di rame e viene dissipata in un dissipatore qua in superficie, un coso alto 8 metri, come una letta di dissipazione di quelle che si mettono sulle autoradio, sull'elettronica, ma un po' più grande, che mi dicono quando succede questa operazione fa una specie di flash addirittura. Tanta è l'energia storata nel magnete. Il magnete ci ha dato, rispondo... E direttamente il magnete ci dà sempre un sacco di problemi perché è un oggetto delicatissimo. Abbiamo anche il diritto ad accendere e spegnerlo soltanto un massimo di 400 volte, perché ogni volta che lo accendiamo e che lo spegniamo, ecco, vedete di nuovo il verticalometro, meno 97. Ogni volta che accendiamo e spegniamo il magnete, danneggiamo un pochino la resina che tiene insieme i superconduttori. E a un certo punto questa resina sarà abbastanza danneggiata che non potremo più utilizzare tutto il campo proprio perché le forze, abbiamo detto, l'energia di un campo magnetico è data dal prodotto sì. dell'intensità e del volume. Il povero magnete non può fare niente per ridurre la propria intensità di campo. Ecco, ci saluta perché ovviamente perdiamo il contatto. Ma quello che può fare è cercare di ridurre il volume. Come fa a ridurre il volume? Si collassa, schiaccia tutto quello che c'è dentro e ah, finalmente ha liberato un sacco di energia, fa meno fatica. È una cosa che noi non vogliamo che avvenga, per cui lo trattiamo con amore e rispetto. Poi c'è l'altro problema che lui è tenuto freddo eh, facendogli circolare intorno elio liquido. Qualsiasi impurità, qualsiasi schifezza che vada nell'elio liquido rischia di formare un ghiacciolo e quindi eh, una specie di trombo nella circolazione di elio liquido che può condurre alla formazione di una zona calda. Per cui abbiamo dei filtri, controlliamo periodicamente la purezza dell'elio liquido nei nostri serbatoi e tutto il resto. Insomma, ehm, lo trattiamo, trattiamo il nostro magnete bene con amore e lui ci ricompensa con fedeltà e eh, lavorando per noi. Eh, ma dicevo, è così intenso questo magnete che nella sala... Come cella elettronica, quella che avete visto prima con tutte le fibre ottiche e i cavi rossi. E Quella è il. Sonia, vuoi dirlo tu? Eh, giusto per... perché poi abbandono la zona, scusami. Questa è la porta dove si passa invece il materiale, diversamente dalla famosa porta verde, che ce ne sono due qua fuori, vedete qua, questa è per le persone: questa è la porta di entrata del materiale e dei visitatori. Quindi, qualora doveste venire, non aspettatevi di fare il controllo dell'iride e tutto il resto che facciamo noi che, che siamo qui eh, costantemente, ma eh, potrete, e speriamo presto di potervi accogliere di nuovo, potrete entrare attraverso questa porta che viene aperta. Quindi, insomma, diciamo così: vi trattiamo un po' da materiale, ma da materiale prezioso per visitare la sala. Vi, ti lascio eh, di nuovo e torno in sala di controllo. Dicevo, questo, magnete, questo campo magnetico è così forte che nella sala dell'elettronica abbiamo dovuto cambiare tutte le barrette di distribuzione dell'elettricità, perché quelle che avevamo avevano il, il differenziale, fondamentalmente quello che sente se c'è una dissipazione verso terra. E ogni volta che il magnete si accendeva o si spegneva, saltavano tutti per cui toccava fare poi una corsa giù e ci sono non so quante centinaia di armadi elettrici, ciascuno ha in media da due a quattro barrette di distribuzione e uno deve controllare che siano tutte quante quindi abbiamo eliminato il differenziale e c'è soltanto il termico, perché? Perché altrimenti non possiamo operare I, eh, i controlli li facciamo a un altro livello per evitare le dispersioni verso terra, non è che stiamo correndo rischi eccetera ecco guardate oggi sonia è riuscita a ridurre la sua dose perché esatto. In... <ride> esatto probabilmente è stata la fatica no in realtà mi sembrava strano lo 02 di prima perché io sono venuta qui anche ieri avevo 01 quindi mi sembrava strano che rifacendo la lettura ci deve essere una fluttuazione deve essere al limite e quindi ma era 01 quindi che doppio sono in di ritrollo, quindi chiudo e ci vediamo con l'altra cuffietta. Anche perché stava succedendo qualcosa di orribile all'audio. Comunque, una delle domande nel pannello era qual è il pericolo più grave? Penso che non ci sia dubbi, il pericolo più grave che c'è è un incendio, un po' per la distruzione di materiale, perché il fuoco danneggia non soltanto quello che tocca, ma anche quello che gli sta intorno. Immaginate, noi abbiamo 200 metri quadri di silicio tra pixel e strisce che servono per misurare le traiettorie. Immaginate che bello se un bel fumo denso, magari un po' oleoso, ci passasse e depositasse particelle di eh, cenere, di carbone e altre porcherie. Oh, probabilmente, per, per quanto riguarda la lunghezza dei cavi, parliamo più di migliaia. Di chilometri che non di chilometri, io so che io personalmente sono responsabile per averne comprato almeno una ventina di chilometri. I turni di lavoro sono durante la presa dati, ci sono sempre cinque persone qui in sala di controllo. Eh, uno è il capo Shift che si occupa delle comunicazioni anche con gli altri esperimenti e con l'acceleratore. Uno è gestisce le sicurezze, C abbiamo una console. Che con, con tutti i messaggi appunto di, eh, eh, che chiedono aiuto eh, e, che, e che gestisce la, anche l'accensione e lo spegnimento, poi una persona che si occupa dell'acquisizione dei dati, una persona che si occupa del trigger, che è questo famoso procedimento per cui eh, riduciamo la quantità di dati che scriviamo sui, dati, sui dischi e buttiamo via gli, gli eventi meno interessanti, e uno che si occupa del data quality monitoring. E stanno qui tipicamente dalle 7 del mattino alle 15, dalle 15 alle 23, o dalle 23 alle 7 del mattino. E abbiamo spostato di un'ora perché, onestamente, tra andarsene a casa alle 11 di sera e andarsene a casa a mezzanotte fa una bella differenza. Mentre venire qui tra le 7 e le 8 non è che sia questa, questa cosa tragicamente diversa. Poi, dunque, quante altro il rischio di radiazione? Il rischio di radiazione è quanto più basso possibile, nel senso che tutte le misure possibili sono messe in opera per evitare l'esposizione delle persone alle radiazioni. E inoltre, eh, tutto il materiale è costruito per essere almeno tollerante alle radiazioni, ossia per poter operare nella situazione in cui si trova. L'elettronica che vedete al di fuori del rivelatore è chiaramente è protetta da tutta la ferraglia, ci sono 14.000 tonnellate. Di ferro, tone e altre cose buone in mezzo tra l'esterno del rivelatore, appunto, e dove viene prodotta la radiazione. E come avete visto, ci sono porte, controlli, ci sono dosimetri e tutto il resto, quindi il rischio è, eh, di radiazione è minimo. Per quello che riguarda il percorso dei cavi, ci sono dei ritardi tra comandi e inizio di operazione. però tutta la nostra elettronica contiene dei PLL, dei phase lock e lupo degli altri sistemi. Per rifasare gli orologi. Per cui, anche se magari c'è un ritardo di qualche microsecondo tra il comando e l'esecuzione e l'arrivo del comando stesso sui cavi, questi 4 microsecondi sono esattamente gli stessi per tutti i cavi. Se io ho un cavo un po' più corto, aggiungo un po' di ritardo. Se ho un cavo un po' più lungo, aggiungo ritardo a tutti gli altri perché ridurre il ritardo è molto difficile. Eh, abbiamo finito le domande penso. Quindi eh, ci, se ci sono altre domande rapidamente nel question and answer, altrimenti forse darei la parola ai panelisti se, se vogliono aggiungere commenti, hanno domande loro o quello che è. Sì, allora in realtà quello che abbiamo avuto molte domande anche... Parecchio interessanti, devo dire. Eh, L'ultima qui, secondo me, è importante, è questa qua anche. Prendo conto che i ragazzi hanno visto ieri il dibattito sul, sul, sugli armamenti nucleari, eh, dovute allo, di cui si parlava nello spettacolo Copenaghen, ieri, con, diciamo, che, che, che hanno visto da pochi giorni. Eh, la domanda è, è sorprendente che l'umanità, che è sempre in guerra, possa creare un luogo in cui tutti collaborano, eh, forse eh, dovuta alla passione per la conoscenza? Credo di sì, eh, quella sia la chiave di tutto, però eh, bisogna anche dire che il CERN eh, è un luogo eccezionale sotto un certo punto, perché non credo che ci sia un altro posto in cui, nel mondo in cui eh, culture e paesi profondamente diversi mettono insieme risorse eh, per... Eh, cercare qualcosa che non ha volutamente una ricaduta immediata ma serve proprio ad espandere la conoscenza umana. Eh, sicuramente è la, la sete di conoscenza, eh, ma anche un'idea che ci sta dietro, che è venuta dopo la guerra mondiale, che eh, diciamo, ha spinto la, la, i vari paesi a unirsi per cercare di fare qualcosa di veramente eh, nuovo e eh, pacifico soprattutto. Quindi è stata anche una reazione alla seconda guerra mondiale. Speriamo ci possano essere altre cose. Altre iniziative analoghe eh, in futuro eh, o anche attualmente. Per me ti posso aggiungere una piccola cosa, non solo appunto da, dal punto di vista, sì, dal punto di vista eh, come dicevamo, di conoscenza, che è una appunto delle basi della convenzione proprio del CERN e che viene proprio dalla, dalla, dal fatto che il CERN è nato subito, meno di dieci anni, diciamo, nemmeno dieci anni dopo la seconda guerra mondiale. Ma per esempio, anche l'esistenza, il fatto di non avere brevetti. C'è cioè il fatto che per esempio cioè per i ragazzi noi usiamo quello che chiamiamo il www. in Italia, ma noi non paghiamo per usare il www. Ma ci sono tante cose che sono state inventate qui a CERN e che noi usiamo nella vita di tutti i giorni. Lo stesso concetto di touchscreen è stato inventato al CERN e noi lo utilizziamo. Quindi, e non, non ci facciamo soldi qui al CERN, cioè veramente conoscenza pura e condivisione. Io credo fondamentalmente, se posso dire la mia opinione personale, che, che in realtà l'essere umano è piuttosto per condivisione e che sono poi probabilmente le infrastrutture sociali che ci rendono animali, eh, come dire, egoisti. che si combattono ed, ed egoisti, ma in, una, in un mondo ideale in cui do, dove si persegue conoscenze e tutto il resto... Ci si trova benissimo, per questo vi ho detto che spesso quando sento alcuni che tornano nei vari paesi di origine, ma anche in Italia, me ne sono capitati tanti, se possono scappano di nuovo qua. <ride> la ricerca posso. spaziale, vedo una, due domande nel pannello, la ricerca spaziale purtroppo è indissolubilmente legata ai militari no, e agli interessi eh, no. economici di chi mette in orbita satelliti per telecomunicazioni. E questo è il motivo per cui non si riesce ad avere la stessa collaborazione internazionale in tutta la ricerca spaziale. Poi esiste della ricerca spaziale che è basata sulla collaborazione internazionale e tutto il resto. Purtroppo. Eh, ci sono degli altri interessi con la nostra... ma tutti gli interessi come del resto anche la storia adesso dei vaccini, però per esempio c'è cioè un esempio contrario dove i satelliti, questo lo raccontava il professor Bernardini, ormai buonanima, qualcuno di voi se lo ricorda, Carlo Bernardini, che raccontava di come alcuni satelliti americani per come dire spiare Cosa succedeva in Russia e dove erano le centrali nucleari o dove venivano fatti esperimenti di tipo nucleare, quindi sorgenti gamma, eccetera. A un certo punto siano stati puntati verso lo spazio e siano stati scoperti eh, delle sorgenti gamma nello spazio. Quindi cioè, erano rivelatori che erano puntati verso la Terra e servivano appunto per una. Uno scopo militare che invece, poi, girati verso l'esterno, hanno permesso di fare delle, delle scoperte perché all'epoca non, non, non si conosceva neanche l'esistenza di sorgenti nello spazio che emettessero in questa parte dello spettro elettromagnetico. Quindi, ehm, come dire, è chiaro che ogni volta che caliamo nell'ambito economico, cioè siamo tutti legati ai soldi e quindi <ride> abbiamo problematiche. Ma di fatto, come spirito, io penso che la ricerca continui ad unire al di là di tutto almeno nella, nel lavoro quotidiano. Questo è difficile. Quali sono le maggiori difficoltà di questi esperimenti? Io direi i miei colleghi, ma insomma sono <ride> noto per essere una linguaccia. Eh, in, no, a, parte adesso, me, a parte me, <ride> credo che negli esperimenti così grossi e, e generazionali la grossa difficoltà sia anche conservare il know e l'interesse con diverse generazioni di fisici e di scienziati. Quello può diventare un grosso problema. Eh, oltre alla progettazione, che chiaramente è difficilissima, e anche la realizzazione, però poi continuare a mantenerli per decenni può essere un problema. Eh, ma noi siamo anche un, esperime, un esperimento sociale qui al CERN, no? perché cioè voglio dire veramente assistere a dei meeting ed estraniarsi un attimo dal, dal dibattito, guardare com'è che vengono affrontati questi meeting a volte, è, è, io penso che sia anche un posto adatto per una bella, un bel lavoro di ricerca di sociologia, proprio per rimanere nel tema, secondo me. Ok, uh, sono le 17.30, io direi che eh, questo era il tempo limite, non vedo altre domande, quindi eh, è stato molto interessante. Eh, eh, ringrazio Piero Giorgio e Sonia per, per l'ottimo <ride> lavoro, eh, veramente professionali che hanno fatto nel, nel cercare di spiegare il nostro esperimento e quello che facciamo. Eh, non dimenticare Zoltan e Noemi ovviamente Zoltan tempo. e Noemi senza i quali non avremmo mai potuto thank you thank you, Zoltan thank you thank you, thank you. For, for, for helping us in setting up this eh, eh, chiaramente eh, eh, spero vi sia stato interessante se avete altre, altre questioni sapete come raggiungerci eh, e comunque eh, ci vediamo alla, al prossimo evento di Alte Science grazie a tutti eh, Ciao, ciao. Ah, arrivederci, ciao, arrivederci a tutti.